Amici di Pedipedi, buonasera o buongiorno se state guardando il giorno. Benvenuti alla sesta puntata di Pedipedi. Oggi giornata fantastica, proprio un tempo meraviglioso, un tempo invernale, ed è arrivata la nostra ospite puntualissima. La puntualità è sempre stato il mio forte. Buongiorno, bacio. Allora, l'ombrello lo mettiamo dietro perché è sempre meglio tenerlo. Ecco, chiudiamolo così. Già abbiamo preso una bella giornata invernale. Del resto, voglio dire, siamo all'ultima settimana di novembre, quindi ci sta. Allora, adesso prima di partire, intanto dobbiamo i nostri mezzi fantastici, lo mettiamo a 20, i nostri 25 minuti, 25/26 minuti, e dopodiché dopodiché noi partiamo con calma, mettendo la freccia da bravi cittadini, abbiamo messo le cinture. Allora, il mio profilo migliore è il sinistro. Allora, quindi o guido io. Guarda fuori. Allora, iniziamo sempre chiedendo all'ospite di presentarsi e di dire chi è, come si chiama e che cosa fa. Bene, allora sono Cinzia Milano. Intanto il fatto che io venga intervistata come uno dei personaggi noti, cioè mi viene a ridere. Cioè, no, ma tu sei un personaggio, poi spiegheremo perché Cinzia è qua sulla macchina di Pedipedi. Quindi. Allora, io mi piacerebbe definirmi una giovane imprenditrice, ma giovane lo posso togliere, mi resta solo imprenditrice. Da un paio d'anni circa, insomma, ho fatto diversi lavori nella mia vita, un sacco di cose varie, mi sono sempre messa in gioco, finché penso adesso di aver trovato la mia dimensione. Cioè, sei arrivata alla tua, come si dice, la chiave di volta, esatto, dove tu praticamente, esatto. Cos'hai fatto? Ho aperto un locale, un centro storico, quando nessuno ci avrebbe scommesso un euro bucato. Un centesimo, invece esatto. Tu cosa hai fatto? Io ho deciso di aprire un locale che avrei potuto aprire in qualunque parte della città, invece siccome sono innamorata del centro storico, sono innamorata della piazza, sono innamorata di Caprivisetta, sono innamorata di tutto quello che riguarda Caprivisetta, quindi ho deciso di aprirlo lì. Questo locale è? Curtiglio, quindi parleremo sicuramente molto di centro storico, sicuramente. Allora, benissimo, io ho fatto passare un po' di macchine perché, ripeto, Pedipedi, noi andiamo in giro molto lentamente, però non vogliamo creare traffico. Però come solitamente succede, quando cadono quattro gocce a Caprivisetta, c'è un casino. Esatto. E quindi succede anche questo. Benissimo, allora, quindi tu sei una temeraria, una di quelle, diciamo, quelle poche temerarie testatura che hanno, diciamo così, investito su quello che è il centro storico. Il centro storico se ne dice tante, se ne parla tante, si dicono tantissime cose. Ora tu brevemente ci racconti la tua esperienza da quando hai pensato, hai avuto questa fantastica idea, dal momento in cui, ecco qua, stanno demolendo mezza città. Questa cosa ne pensa veramente. Lasciamo perdere. Il famoso distributore del 700. Quindi facci una storia. Allora tu un giorno ti sei alzata, hai detto. Mi sono alzata, io in quel periodo lavoravo per Alfonso Grillo, l'ultimo lavoro che ho fatto da questo, che ho avuto ospite. E niente, io ad un certo punto ho detto, ma io che cosa mi manca a me per prendere una vita e posarla che non è mia e non averne più una? No, a parte gli scherzi, mi sono ritrovata in quella che penso sia la mia dimensione, il mio modo di esprimermi al meglio, che sia il contatto con la gente, che siano le sfide continue, giornaliere e quotidiane, perché ogni giorno è una sfida, tu sai che aprirai, ma non sai né come andrà la giornata. Se si lavora, tutte le attività in proprio, esatto, sono così, quindi esatto. Non soltanto, ma tutte. Sì, chi si mette le mani lo sappiamo. Però è una cosa che mi piace alla fine, mi piace una sfida continua, perché ogni giorno ci sono difficoltà da affrontare, problemi da risolvere, quindi è sempre un continuo mettersi in discussione, mettersi in gioco, capire quale può essere la strategia giusta, capire come ci si deve muovere per superare determinati periodi che sono già fisiologicamente pesanti, però
alla fine fanno parte del gioco. Tu per esempio, non per fare polemiche, così su quella, diciamo, sulla controversia sul fatto di aprire o chiudere il centro storico, tu ti sei schierato sulla, sulla chiusura. Attenzione, anche io sono stato a favore alla chiusura, perché io ritengo che un centro storico che si definisce tale dovrebbe essere... Anche perché abbiamo tante cose da cautelare belle, per cui a partire dalla pavimentazione, anche se è stata rifatta, diciamo, in maniera anche un po' discutibile, più o meno, diciamo, però comunque ci sono tante cose che vanno salvaguardate. Sicuramente non si salvaguardano camminandoci sopra con la macchina, uno. E poi perché comunque è bello, cioè abbiamo una piazza che è meravigliosa, io ogni giorno scopro cose nuove, sono lì ogni giorno 18 ore al giorno, però mi capita di alzare la testa e scorgere una cosa di cui non mi ero accorta avendola sotto gli occhi tutti i giorni. Tu immagina che tu stai, vivi ad opere nel centro storico, anche io, tu, sì, sì, lo sappiamo. Immaginati chi non viene mai al centro storico. E parla per sentito dire, a me quello è quello che mi fa rabbia, il parlare per sentito dire, cioè ho sentito dire che è pieno di neri, ma dove? Ho sentito dire che ci sono risse, dove? Ho sentito dire, allora scendete e provatele sulla vostra pelle le emozioni, le sensazioni, i fatti che succedono, perché non sempre quello che viene raccontato corrisponde a verità. Vengo un'altra cosa, per esempio la puntata precedente, avuto padre Alfonso, che salutiamo, si parlava di San Luca, che San Luca è un quartiere molto popolato, molto animato, perché ci sono famiglie giovani e chiaramente chi abita nel quartiere vive il quartiere. Esatto. Quindi una cosa che dico, sì, perché ci sono molti extracomunitari, ci sono anche geni che vengono dal nord e vengono a dire che qua ci sono troppi extracomunitari. Ma ci sono troppe extracomunitari perché nel centro vivono molti extracomunitari, quindi è chiaro che scendono in piazza. Ma poi io vorrei capire la problematica qual è, cioè ci abitano, ci vivono, sono tranquilli, lavorano, sono quindi. Voglio dire, è che lo sai qual è il discorso? Il discorso che ormai c'è una diffusa, quasi una moda. Ma una moda che si dice. Io dico che comunque quando c'è un delinquente, il delinquente non ha nazionalità. Può essere nero, bianco, giallo, verde, rosso, è sempre un delinquente. Quindi non è che dobbiamo soltanto coltivare i nostri, dice, vabbè, ci passano i nostri, vabbè, d'accordo, però voglio dire, questo, il mondo poi alla fine è di tutti. Esatto, siamo tutti sotto questo genere, indistintamente, per cui... Quindi tu un giorno ti sei così, è venuto in mente, dici, apro allora, un locale, apro questo locale. Locale, lo chiamo Puntiglio perché in centro, perché in piazza, perché alle spalle di questo locale c'è una piccola corte, per cui anche... E anche perché, diciamo la verità, che a inizio è il Puntiglio piace, come no, però io penso che alla fine, sì è vero, si chiama Puntiglio, però è il luogo meno adatto forse per fare Puntiglio, perché sarà che già io di mio mi faccio i gran fatti miei, sì. Però... Mi piaceva l'idea che fosse in piazza, l'idea che ci fossero tavoli anche fuori. La sicilianità, che noi anche abbiamo, anche per esempio con un altro ospite, Luca Cavullo, che salutiamo, sì, abbiamo parlato proprio della sicilianità, dei termini, anche molti in questa trasmissione, spesso parliamo anche in siciliano, perché è bello anche, magari metti i sottotitoli quando si dice qualcosa di completamente strano e magari che qualcuno non conosce bene, no? Guardo se viene qualcuno da questa parte. Perché io penso che poi alla fine, sai, la sicilianità, il nostro radice, sta roba, insomma, bisognerebbe coltivarla, voglia, averne, io sono averne cura. Una di quelle che... Sì, cioè, sì. Per esempio, io dico sempre, quando vi arrabbiate di quelle persone e vi arrabbiate, ma come vi arrabbiate, in italiano o in siciliano? Cioè, secondo me, l'arrabbiatura vera è quella di cuore che ti viene in siciliano. Cioè, se c'è qualcuno che ti taglia la strada, non gli dici stupido e accidenti. Io penso che, come si suol dire, scattiate in siciliano. Scattiate, what's scattiate? Ma poi metto le traduzioni. O no? Sì, giusto? Sì, assolutamente. Cioè, tu a chi passa, a chi ti taglia la strada, non gli dici stupidino, ehi cretino. Per bimbirimbina non si supera, cioè, la destra. No, non dico cosa, però secondo me esce la bella frase in siciliano.
che può avere. E mi è stato consigliato non dire parolacce, non dire quindi no. Io non le posso dire. No, 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 noi abbiamo anche analizzato qualche parolaccia quando fu con Luca, ma sotto il punto di vista etimologico. Porca miseria, guarda. No, ma mi capita spesso e poi ridono, capito? Perché io nel montaggio, siccome non taglio niente, allora quando ho queste. Un bingio praticamente. Ecco. Quindi questo dico, la sicilianità, quindi anche il cortile in un certo senso fa parte anche di noi, perché a noi siciliani è bello anche un pochettino, diciamo, curtigliare, parlare, ma senza cioè, sarebbe bello curtigliare senza danneggiare, ma purtroppo c'è gente, diciamo gente che nel mondo curtiglia creando danno, parlando male, nel senso creando anche delle false parole. Esatto, quella cosa brutta è proprio quella. Questi non sono curtigliatori. Volutamente una falsa notizia, si crei volutamente un caso che non esiste, tipo per esempio ultimamente le ultime che ho letto sulla strada Foglia, questi non aprono, non apriranno mai, intanto hanno chiuso il traffico, io mi chiedo, ma voi lo sapete perché non hanno ancora aperto? Ma perché? Io lo so perché non hanno aperto, perché mi sono informata, ma non ve lo dico, informatevi, perché io forse ho detto una castroneria. Perché siamo sempre tutti ma lei che lo può dire, hai detto una minchia, non si può dire, l'avrei detto, ma mi hanno detto non dire parolacce. Castroneria ci sta, una castroneria ci sta, ma vabbè, purtroppo parlando appunto il consiglio quello negativo, quello che ti crea, quello che crea danno, quello che è, capito, che si parla magari senza sapere fondamento, così giusto per dare fiato alla bocca, questa è una cosa che io proprio non tollero, non ce la faccio. Ma secondo te sono più curtigliati gli uomini o le donne? Ma sai che c'è una inversione di tendenza, più gli uomini, devo dire, noto. Sì, si mettono più a cura con due figli, a cura è tutto cura. Unico. Si mettono più a cura delle donne ultimamente, ho notato. Poi ho notato che c'è pure il cortiglio, quello diciamo dei social, che è quello pericoloso fatto nei gruppi tipo WhatsApp, perché poi se ci sono i messaggi, soprattutto vocali, spesso e volentieri arrivano al curtigliarato di turno, esatto. Che poi ci sono, c'è un casino, si sciarpia, si apre un mondo, cioè, senti quello che cosa ha detto di te, ma come? Il messaggio di gruppo è il messaggio privato a quello che lo manda a quello. Guarda che quello che ha scritto, quello che blocca quello, quello bloccato che chiede all'altro, fammi vedere che cosa dice, esatto. Quello. C'è insomma un casino, ma guarda, se ci pensate veramente come cambiano. Invece una volta era bello, ti faccia così, se c'era da alzare le sberle. Questa è una cosa per esempio che mi viene anche criticata, il fatto che se io ti devo dire una cosa, ti chiamo, vabbè, vieni qua perché ti voglio dire una cosa, e te la dico. Perché mi sai che mi viene detto, tu l'amica del sindaco, tu l'amica, ma da dove? Che io se ho da benedirlo, lo benedico. Ascolta, nel bene e nel male, ti capisco, perché purtroppo, perché... Cose buone ne ha fatte, saranno poche, saranno discutibili, saranno quello che ne ha fatte, qualcuna. Ho fatto una serie di corbellerie alle quali ho anche, diciamo, buttato il carico, sulle quali ho buttato il carico, per cui non mi sento assolutamente di essere accusata di truffinerie, cioè tutto quello che mi passa per la testa purtroppo lo dico, non è alla persona interessata. Essere chiari, perché magari se c'è una persona che fa una cosa buona, dice tale, questa cosa buona la stai facendo. Esatto. Invece poi, no, invece ci sono quelli che aspettano sicuro solo per le cose negative. Per carità, il fatto di averne fatta una positiva non cancella quella negativa, però bisogna anche averne altro. Cioè quella cosa non si è fatta. Dice una, ma l'hai fatta bene. Vabbè, ma lì guarda quello, il discorso proprio su Caltanissetta, io con tutti gli ospiti c'è stato si è parlato di Caltanissetta in maniera costruttiva, in maniera qualcuno anche un pochettino magari non negativa, ma sicuramente non splendidamente positiva. È una cosa per esempio che ho chiesto a diversi, ho detto ma se tu forra sindaco, che è quella la frase, è quella, se tu forra sindaco, tu per esempio cosa faresti? Una delle prime cose che ti viene in mente. Allora, è un compito arduo e difficile, motivo per cui anche qualcuno mi disse ma perché non ti metti in politica? Perché io penso che
bisogna averne le competenze, competenze che io umilmente dico di non avere, soldi non avere, bisogna riconoscere proprio i limiti. Tutto. Ma tu fare, pensi che i politici hanno competenza? No, assolutamente, mi dispiace proprio quello, cioè bisognerebbe farlo con competenza, siccome io questa competenza non ce l'ho, non la faccio, e mi piacerebbe che chi fosse al governo sotto ogni punto di vista fosse competente. Però ti dico, per esempio, per il centro storico, tu non pensi che chi sta in centro storico, chi vive, chi lavora, abbia un occhio diverso rispetto a tanti altri che scrivono sul centro storico, che sono magari, che scrivono su architetture, su ristrutturazioni, su fantomatiche, cose che magari non sanno manco che cosa vuol dire, cioè svegliarsi in centro storico, no? Non pensi? Sì, quello sicuramente, perché chi ci vive come... è sempre lì, cioè quando uno si deve confrontare o deve affrontare un problema o deve affrontare una ricostruzione tra virgolette di un quartiere, di un posto, una cosa, deve confrontare principalmente con chi in quel posto lo vive, con chi in quel posto ci lavora, ci passa la gran parte del tempo, perché solo chi sta lì conosce quelli che sono i problemi, i vantaggi, le bellezze, le difficoltà. Quindi non si può partire uno da via Paladini per dire ah, allora di dentro ora facciamo, non lo sai, non lo puoi sapere, quindi informati con chi sta qui, con chi ci vive e poi da lì possono nascere tante idee, perché il confronto è sempre alla base di ogni... confronto sano? Assolutamente. No. Io penso che nessuno sia nella posizione di dover convincere qualcun altro di aver ragione. Cioè io posso avere la mia opinione, la tua, ci confrontiamo in maniera civile, può essere che mi porti a riflettere su qualcosa, a farmi vedere qualcosa da qualche punto di vista a cui non avevo pensato e mi porti a riflettere e viceversa, ma né io ti devo convincere né tu mi devi convincere, né tantomeno devo arrivare all'insulto alle mani, non ne vedo un motivo. Eppure a te ti ci vedrei a te. No, anche veramente, dai, non lo volevo dire. No, che stronzo. No, ti ci vedrei, dico, però in politica, sai? Sì, alle varie tranche. No, perché se andiamo a scandagliare quello che è la realtà anche locale, non voglio fare nomi, però dico, meglio di qualcuno, voglio dire, secondo me tu daresti un bel contributo, daresti. Ma io il contributo lo posso dare anche senza sedermi su nessuna poltrona, sono a disposizione, quello sempre. Idee, incontri, proposte. Ma perché tu pensi che verrebbero da te a chiedere? No. Non è successo quando doveva succedere, per i fantomatici The Orb non è successo, figurati per il questo non succederà mai, non succede. È una cosa che mi sono sempre chiesto. No, io questo appello lo lancio, io sono a disposizione. Quando vuole, perché vuole. Io. Ascolta, l'appello resterà inascoltato. Perché lo dico. Una cosa che mi sono chiesto, noi abbiamo, ci eravamo illusi di dare un contributo esternamente per la nostra città, ma mi sono reso conto che non lo so perché le idee, il contributo che tu vuoi dare gratuitamente, perché non viene mai accettato? Ci deve essere sempre qualcosa dietro. Non c'è questo pensiero. Sì, ma tu lo fai, ma perché lo stai facendo? Sì, vabbè, cioè ma c'è gente. Tu lo puoi fare perché ti fa piacere. Ci sono stati personaggi da Time Set, pseudo politici, di questi che vogliono chissà fare che cosa, che si sono arrivati a dire che noi ci siamo fatti i soldi, che noi siamo stati a pregare. Allora, tanto è vero, la loro stupidaggine non li fa neanche riflettere, perché noi non abbiamo più fatto niente, proprio perché poi ti portano, cioè, ti portano a dire vabbè, asconda, soprattutto asconda e lasci perdere. E questa è brutta, questa cosa. Un'altra persona mi spiegò, mi disse, dice, sai perché purtroppo, dice, magari chi c'ha un'idea, chi c'ha qualche cosa, dice, il politico, i politici non ti cercano, perché siccome capiscono che tu hai qualcosa in più da dare rispetto a loro, allora non vogliono, diciamo, non vogliono coinvolgerti. Se puoi restare nella mediocrità. Una tristezza infinita, perché se io so che tu sei una persona in gamba e io posso avere, per dire, un'idea buttata lì, ma so che tu sopra ci puoi costruire qualcosa di positivo, ma io ti vengo a cercare fino a casa di notte che ti butto la porta a terra. Facciamo.
io fin dove arrivo a un certo punto so che tu vai oltre e sei anche meglio di me sotto certi punti di vista, facciamolo, perché ci dobbiamo frenare? Ma io non lo so perché Caltenzio non c'è lo so, questa, io non lo so, cioè... mi fa rabbia sta cosa, io non lo capisco, cioè non... vedo cioè, che c'è sempre... di fare rete, di ecco, fare... questo, c'è sempre di essere complici, di essere uniti, di fare squadra, sì. Purtroppo questa cosa la riscontro quotidianamente. E c'è anche un'altra cosa, c'è più piacere, non tutti, attenzione. Sì, certo, è chiaro. C'è più piacere a vedere che a quello le cose vanno male, che non gioire del fatto che a quello le cose vanno bene. Allora non è che c'è solo questa impressione. No, purtroppo no. È brutta sta cosa. Cerchiamo di cambiarla. Io dico, veramente, anche cioè, facciamoci un esame, tutti dicono, ma veramente io posso dare un contributo. Esatto. Perché non creare, non far rete? A me è capitato spesso fare delle cose non solo gratuitamente ma anche rimettendoci di tasca e sono state delle belle cose. Ora siamo un po', ci siamo un po' fermati perché... non sei d'accordo, ma ci siamo un po' fermati perché abbiamo... ognuno abbiamo i nostri lavori e quindi un po' stiamo dedicando tempo ai nostri lavori, però torneremo e abbiamo fatto tante cose. Per esempio, una delle cose che abbiamo fatto in collaborazione con questa signora qua accanto è la corsa del Babbo Natale. La corsa del Babbo Natale è una manifestazione nata assolutissimamente. Massimo, che salutiamo, ciao Massimo. Praticamente così abbiamo fatto stampare con i nostri soldi manifesti, poi abbiamo chiesto a lei, senti, dicevo, che cosa ci puoi dare tu? Guarda, ti posso dare la corrente, la musica, che già è abbastanza. E abbiamo fatto una manifestazione a costo zero, il cornettone, abbiamo fatto poi l'asta di beneficenza, perché con questi soldi abbiamo l'associazione praticamente che ha curato questa manifestazione. Sicuramente starete avendo una locandina della scorsa edizione, ha comprato un defibrillatore, non mi veniva un stimolatore cardiaco, stavo dicendo. Niente, oggi proprio sono. Non ce l'ho, meno male che ci sono io. Sono disconnesso, meno male che c'è io. Non sto neanche dando bene. Quindi immagino. E queste cose, questa manifestazione l'abbiamo fatta per 2 anni. Sì. Non so se la faremo quest'anno, devo essere sincero, ma perché. Non lo so, ancora penso proprio di no, perché ormai siamo già quasi a Natale. Però dico, è stata una manifestazione a costo zero. Cioè nel senso. Un sacco di bambini, colore, gente, bella. Vediamo qualche foto nel frattempo. Questa per esempio è una manifestazione che è nata facendo rete con. Un negozio tra un caffè e un altro, che facciamolo con un'attività. Io l'ho chiamato e ho detto, Gì, ascolta, non c'è da fare sta cosa, ti do il punto luce, ti do la cassa, ci metti le cose, vi do questo e stop, basta. Quindi ora sarebbe bello potersi, anziché criticare, parlare, dire vabbè, vediamo, io posso fare qualcosa per la mia città. È difficile perché è più facile parlare che non che agire. Fare, esatto. Alla prossima volta sta cosa la faremo chissà. Dai, quanto. Io ti metto a Camurria. Sì, Camurria. vabbè, poi ci saranno sicuramente qualche altra cosa. E questo dicevo, è una cosa che è nata così, così. Senza tanto. Ci ho sentito un paio di volte al telefono. Sì, e basta. E quindi il fatto di fare rete è difficile a tanta distanza. Perché? Non lo so perché, perché noi abbiamo dimostrato che non ci vuole niente, nel senso, tu che dici, tu che ci metti, io che ci faccio, io che posso fare, tu che ok, facciamo una fatto. Quindi ci vuole forse solo un po' di buona volontà, ci vuole soltanto un po' di. Non lo so. Vabbè, un'altra iniziativa pure che abbiamo fatto, mi ricordo così, fu il famoso albero delle sedie. Sì. L'albero delle sedie, che pure qualche genio ha detto che abbiamo preso soldi, contributi, il comune per questo borro proprio, oddio, non era sicuramente un capolavoro, sicuramente. Però. Non mi pare neanche che siete Michelangelo e Giotto, però dico, non era un capolavoro, ne sono chiaro, non è che abbiamo fatto.
Però dico, è costato alla comunità zero. Le luci le hanno acquistate, diamo il merito, i consiglieri comunali. Io non ho uscito un centesimo, io gli ho detto no, io vi aiuto, salgo là, monto le sedie, le dipingo, fate tu, faccio tutto quello che vuoi, i soldi li uscite voi. E allora i consiglieri, mi ricordo Alessandro, Maira, c'era Francesco Dolce, insomma un po' tutti si sono autotassati, hanno comprato le luci e chiaramente c'è stato sempre il genio di turno che se ne è uscito che questa cosa era costata chissà che, si è fatto questo bel video là davanti eccetera eccetera, senza sapere che poi in un servizio della Rai è venuto fuori, spunta l'albero delle sedie, pensa un po', quindi pensate un pochettino tra le cose curiose, non solo, poi è girata anche la foto. È una cosa che è costata niente, perché noi abbiamo chiesto di donare le sedie, abbiamo raccolto le sedie, le abbiamo montate con le nostre mani in una giornata, quindi che cosa è costato? Niente, zero. A me lo sai cos'è la cosa che dà fastidio? Fino a ieri ho avuto una semi discussione su uno di questi gruppi Facebook. A me dà fastidio il fatto che ogni critica debba avere poi alla fine sempre esclusivamente una connotazione politica. Ah, questo perché sì, sempre sì, la sì, devo andare. Ma lo sai perché? Ma te lo dico, te lo spiego io, ma non perché lo spiego io, l'hanno spiegato dei persone insomma che studiano la psicomana. Purtroppo perché c'è molta gente, è un fenomeno naturale, ha bisogno per realizzarsi, ecco, diciamo, è suonato. Allora, sì, no, la prima parte solo, mi fermo. Ha bisogno della politica o del calcio, cioè ad aggrapparsi a qualcosa di questo. Quindi è difficile andare a filtrare questa cosa. Io lo hanno spiegato, cioè ecco perché vedete che c'è gente che si accanisce sulla politica. Tranne se non sei un politico, allora ci sta. Tu stai a destra, allora te la prendi con quella sinistra. Se a sinistra te la prendi a destra, cioè va bene. Ma la gente comune che tu vedi che sono esatto. Diciamo la frase giusta che è amminchiata, esatto. Giusto, è proprio sicura, proprio quella, su certi temi, dico, ma basta signori, basta, parliamo di altro. Esatto. C'è ora per esempio il calcio, ora ci sarà tutti, ma il calcio, vabbè, basta, andiamo avanti, parliamo di altro. Ci faremo fare qualcosa a questi poveri uomini. Sì. Allora, siccome il tempo è finito, sì? Facciamo lanciare la pausa direttamente da lei, magari da questa telecamera, dici che ci vediamo tra un po'. Ci vediamo tra un po', pausa. Rieccoci qua, riprendiamo, freschi come una rosa, veramente oggi proprio informissimo, il mio giorno migliore. Va bene, allora mettiamo i nostri 25 minuti e riprendiamo la nostra passeggiata pedi con l'amica Cinzia Milazzo, che è imprenditrice, è un locale Cortiglio, centro storico, quindi ha investito sul centro storico di Caltanissetta, questo centro storico così tanto chiacchierato e tanto bistrattato, però voglio dire, alla fine forse vediamo se entro 20 anni riusciamo a farlo, ma almeno così è tutto un maggio. A 20 anni preciso, perché io a 20 anni sono col bastone, il vecchio che passa da là. Io magari cedo le chiavi del locale ai miei figli. Direttamente, quindi preciso, 20 anni è perfetto. 20 anni è perfetto, quindi io ci metto la firma. No, se mi dicessero tra 20 anni il centro storico di Caltanissetta sarà come il centro storico di, che so, Catania. Di Catania, io ci metterei la firma, ma speriamo, vedremo cosa succederà, vedremo poi questo susseguirsi di grandi menti politiche cosa faranno. Comunque questa è un'altra storia, adesso noi parliamo delle nostre storie, parliamo della nostra ospite, perché voi sapete che noi agli ospiti chiediamo che cosa? 100 euro per parte. No, sto scherzando! 200 me l'hai chiesti, Oh no, perché non so se gli altri erano 100 a me 200. Cominciano a dire, che tu si piglia i soldi. Okay. No, non è vero, attenzione. Cioè, no. Me l'ha chiesto 200 o 101 poi, non so se sono stata aspetta. È una trasmissione low cost, una trasmissione fatta con 3 telecamerine
è semplice, vuole essere così come, come semplici sono i nostri ospiti che raccontano della città, di loro, insomma, e quindi non abbiamo pretese, non vogliamo fare le grandi trasmissioni perché un li putimo fa. Un li putimo fa. Va bene, no, sto scherzando. Allora, io oggi ho chiesto a tutti gli ospiti di portare delle foto un po' particolari, magari che sono legate a qualcosa che ti... non lo so. Cosa hai portato? Allora, io ho portato due miei primi piani. Mm-hmm. Uno me lo ha fatto Ettore, l'amico Garozzi. Abbiamo avuto una bella macchina che ci ha tagliato la strada mentre parlava al telefono. Madonna. E chiaramente abbiamo tutte le riprese che non vi faremo vedere perché... Oh. Eh no, non le possiamo fare vedere. Ma le vediamo un po'. Ma fa una trasmissione, che è questo? Becca la infrazione, perché guarda, ne ho registrate che potrei fare, guarda, mi fanno direttamente il capo dei vigili urbani. Comunque, lasciamo aperto, dicevi. Parlavo delle foto, dicevo, una foto che mi ha fatto ultimamente Garozzo, anche lì un giorno. Galò! Ti hanno nominato un'altra volta? Sì, sempre, Garozzo nel mio cuore. Se nasco un'altra volta mi sposo con Garozzi. Mamma mia, che guaio. Ma perché guaio? Per te o per Garozzi? Ah, Pip. Sì, certo, chi per me. Allora, e quindi questa mi rappresenta perché rappresenta la mia parte estroversa, la mia parte amiciunara, quella esaurita, quella che ride sempre, sorride sempre anche nelle tragedie, nelle cose difficilissime, in quello che è sempre insormontabile comunque. La forza sempre. Del sorriso, esatto. La forza del sorriso, che ne parlavamo anche con padre Alfonso la scorsa puntata, che è importante, sì. Sorridere. No, ma io ti capisco, io sono pure così, io cerco sempre di trovare il lato positivo, sì, ma io sdrammatizzo, esatto. Ci rido sopra, esatto. Vedo gente che si mangia il fegato, io poi ci rido. Esatto, ed è la cosa più bella, secondo me, riuscire a sdrammatizzare anche. Quindi questa bella foto del signor Garozzo, che abbiamo nominato ancora un'altra volta, anche un'altra trasmissione, vi ricordo, Giovanna Seminatore lo nominò per ben due volte, per ben due volte. Io ho detto non lo nominare la terza volta, sennò si materializza qua. Quindi no. Io non me la sento, già si materializza al locale. Con grande, salve! Grande, ecco, grande per Ettore. Per farsi rispondere, mollami. Che salutiamo, è già messo in lista per la prossima stagione di Pedi Carla. Fisica. Quindi se preparati. Sì. Allora, quindi e poi l'altra foto invece sono io che guardo con lo sguardo perso, quella è la parte mia più intima, dove sì, è vero, c'è il sorriso, c'è questo cerchetto, però meditativa, che anche pensi? Io ho i miei momenti, diciamo, di introspezione, di riflessione, anche di nostalgia, di tristezza, perché ce l'abbiamo tutti, però poi alla fine è quella che prevale, alla fine la mia parte imbecille, quella è, quella sono e questo è. Ma l'autoironia, tu sei una persona, io la conosco da un sacco di tempo, sei una persona che sei molto autoironica. Autoironica. E l'autoironia, vedi, non è una cosa di tutti. Io vedo che c'è gente che si offende anche a dirgli una stupidata, una sciocchezza. Io mentre ti parlo, sì. Possibilmente mi vengono battute che mi farei io stessa, siccome pare male che me le faccio. No, io, ma perché? Scusa. Ti do l'assist e poi tu ci cali la cialla. Perché è così? Tu mi dici, io non lo so, io sto mantenendo un profilo molto professionale, attenzione. Sto facendo un po' il professionista, anche se, ripeto, questa è una nostra trasmissione molto leggera, molto così, non è che stiamo a fare chissà che premi cosa. Premi Nobel, l'Oscar. No, ma che è una chiacchierata. Strega. No, ma è una chiacchierata così, figurati. Esatto. Però la battuta, scusa, è così, falla lo stesso. Sì, no, ma va bello, io vado. Sì, vai. No, vado liscia. No, puoi andare tranquillamente, quindi figurati. Quindi, allora, la seconda foto, sì, l'abbiamo vista. Okay. La terza foto? La terza foto. Senti, ti faccio fare un giochino che ho fatto fare agli altri. Okay. Tu adesso dici, adesso vi faccio vedere la terza foto, schiocchi le dita, come spunta la foto. Però devi essere poi sorpresa, devi dire, oh, corbezzoli, ok? Va bene, allora. Corbezzoli. Caspiterina, dai. Caspiterina, alla Simpson. Ok, allora ci siamo? Ok. Adesso, tu devi dire, adesso vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere la mia terza foto. E se non schiocchi le dita. Aspetta, un minuto, facciamola giusta. Allora, aspetta, ci siamo, vai.
E adesso ecco a voi la terza foto. Oh! Caspiterina! Caspiterina, incredibile! Ecco, che spunta qua la foto! Alla dimmi! Allora. Ciao terza foto, che ancora non so quale sia! Come non lo sai? Dai, no, commenta scherzo. Questa foto, sta scherzando! Sono in salutissima oggi! La terza foto sono io bimba, con questo sempre solito sorriso mio che non mi abbandona mai. Con questo fiore sulla testa, perché mia madre ha sempre avuto questa idea di fare le foto con i fiori, quindi fiori sopra, fiori di lato, fiori di sotto, fiori di sopra, sempre piena di fiori, o treccine, o della stipendia. Un fiore. Non è che tu usavo il portafiori, no, può essere che dove li metto? Cioè, aspetta che ci invio a picciriggia. E questa è la terza, la mia terza foto. Che contenni avevi qua? Quattro. Mi posso collegare con l'oggetto? Assolutamente sì. Sì. Perché l'oggetto c'è, risale ai tuoi 4 anni? Sì. Ehi, se ora vedete. L'oggetto è la mia prima scarpetta di danza. Quando avevo 4 anni. Ma perché tu facevi danza? È classica, sparti. Danza qua! No, mi sto fermando perché sennò vado a fare un frontale. Scusami, aspetta, adesso arriviamo a parlare di musica. Quindi tu? Ho fatto 10 anni di danza classica. Questo è il mio primo. Con queste scarpe. E anche con queste. Non ci posso dire. La punta. Cioè, tu ti vestivi con la cosa rosa, con la. Io andavo a danza con Red Rose, perché avevo la moto, il chiodo, il Walkman con i Metallica, lo zainetto con dentro le scarpette, il andavo, quindi posteggiavo la Red Rose, scendevo, toglievo il chiodo e poi di nuovo. Avete questa capito? Sono io, questa sono Dottor Jekyll e Mr. Hyde. E questa non lo sapevo, cioè io tutto mi aspettavo di te, tranne che tu facevi danza classica. Ebbene sì, ebbene sì. Faceva danza classica. Allora, aspetta un minuto che intanto, perché oggi c'è un tempo, ecco, diamo una pulitina qua, ecco. Ecco, benissimo, oggi piove, eh? Piove, governo ladro. Piove, governo ladro, vabbè, considerate che ormai è finito novembre. Allora, riparto, dopo mi sono ripreso dallo shock. Ok, insieme a Milazzo che faceva ballerina classica. Cosa fa? Vuole fare? Ballerina. Va bene, allora adesso dobbiamo parlare necessariamente di musica. Assolutamente sì. Ma per forza, dobbiamo parlare di musica. La musica che ascolto io è heavy metal, come si dice a una ballerina di danza classica. È normale. Non fa una grinza. È normale, dice, che cosa ascolti? Heavy metal. Quindi i due titoli che tu mi dai sono due titoli heavy metal. Heavy metal. Di due gruppi diversi? Sì, sono due gruppi diversi, ma abbastanza morbidi, devo dire, nel senso, morbidi, insomma. Hai scelto due brani. Due brani, uno degli Evanescence, che è Bring Me to Life. Che è un gruppo, diciamo, un po' più moderno, diciamo. Sì, un po' più moderno, un po' più. Il brano qual è? Bring Me to Life. Perfetto, che stiamo ascoltando in sottofondo. Ma perché questo brano? Questo brano è, diciamo, perché richiama un po' e rispecchia un po' quella che è la contraddizione che sono io, tipo la ballerina di danza classica e l'ascoltatrice di heavy metal, è quella che non ha bisogno di nessuno, se la vede da sola, se la vede da sola, però comunque sta sempre lì. Nell'attesa che qualcuno mi tenda una mano e io possa aggrapparmi a questa mano, quindi è un po' la contraddizione che fa parte di me. E quindi la sento mia come canzone. E l'altra invece è Given to Fly dei Pearl Jam, che è sempre quest'uomo che le prende, diciamo, per ragione, dalla vita, dal mondo, tutti, però non vola altro. E questo che me ne potete fare tutti i colori, non mi avrete mai. Ok, però io mi aspettavo da te un brano di un gruppo un po' più sarbaggio. Più storico, allora, che so, allora lo riallaccio, Metallica, mi riallaccio con Seek and Destroy dei Metallica, ecco. Che è legato a un ricordo molto bello. Facciamolo sentire a tutto volume, ci siamo, facciamo e noi facciamo tutto volume. E questo fu un concerto che io vidi nei sotterranei della chiesa di San Giuseppe, quando avevo 15 annuzzi, e suonò questa canzone divinamente, e con la spalla lussata
nostro presidente di Legambiente, Alessandro Giugno. Sì, Alessandro Giugno, che salutiamo. Alessandro Giugno era un musicista di metal, ne abbiamo parlato anche con Alfonso Grillo alla prima puntata. E Alessandro ha suonato con noi, e aveva questi capelli, sì, cazzi, capelli lunghi, una montagna infinita. Faceva suonò Seek and Destroy durante questo concerto, ma prima Pogo, poi lui mette cosa significa pogare, me lo pogare. Pogare, perché la musica metal non aspetta, si balla, facciamo, ma si poga. Facciamo vedere, guarda, noi siamo eccezionali. Pogare, cosa vuol dire pogare? Facciamo vedere un piccolo contributo video, vai! Ecco, vedi, stai vedendo? Ecco, vedete? Questo è pogare, quindi ecco. Un po' più violentemente. No, ma vedo il video. Vedo il video, perfetto. E Alessandro Giugno, prima di salire sul palco e suonare, pogò con Angelo Bufalino, che saluto. Che salutiamo, ciao Angelo! E si lussò la spalla, cioè il Bufalino lussò la spalla a Giugno, sì, che salì sul palco a suonare la chitarra che al mercato mio padre comprò. Che chiaramente stiamo parlando di due personaggini esili, sì, piccolini. Sì, vicini. Qualcuno definirebbe Armale di Vusco. Armale di Vusco! Proprio loro. Proprio. Leggiati. Sì, delicatissimi, diverse, ma come? Proprio loro, come hanno potuto farsi questo? Quindi per queste persone che abbiamo praticamente sputtanato, diciamo. Che magari chi ora li conosce come persone tranquille, immaginatevi. Hanno un passato anche loro. Cioè anche loro hanno avuto il loro passato, diciamo. No, ma bravi, bravi, però bravi ragazzi, bravi carosi, sempre nella. Formaggi agresti, ma un bacio di chi non è stato agresta in gioventù. Ma poi quei tempi quelli erano. Esatto. Perché tu, diciamo, sei una giovane degli anni 90. Sì, sì. Giusto. Io sono stato un giovane degli anni 80. Esatto. Terribile. Però ho vissuto anche gli anni 90, poi avendo a che fare con la musica ho vissuto anche queste differenze, diciamo, il rock, quello che era la dance, cioè l'evoluzione. Ma c'era il periodo fine anni 80, inizio anni 90, c'era il rock, proprio è stato. Mi ricordo c'erano molti molti gruppi, poi ci sono stati gruppi che hanno fatto un successone terribile e poi sono spariti. L'Europe, te ricordi? The Final Countdown. Questa canzone ricordo 18 anni di mio zio, per esempio, un zio giovanissimo io. E ricordo la sua festa di compleanno, i suoi 18 anni, con questa canzone che abbiamo sempre. The Final Countdown, che la cosa bella è che chi suonava le tastiere, io ero uno di. Sono uno di quelli là, che tu andavi a casa di qualcuno e ti dicevano la sai fare Final Countdown, e tu gli facevi questo è un altro pezzo che ti chiedevano, perché se tu lo sapevi suonare eri un tastierista. La musica è la pasta Barilla, che sì, poi è un brano di Vangelis, ne lasciamo perdere. E comunque e tutti dicevano che fa, proprio ti dicevano la frase, la sai fare quella della pasta Barilla. Bravi, ma allora bravo, sì, capito? Allora ta fidi. Ce la sai, ma era fantastico. E quindi, no, io infatti dicevo, questa cosa un pochettino più dura. Sì, più aggressiva. Vabbè, ma io mi sveglio la mattina, sono i miei figli che mi rimpacciano ogni giorno, che li svegliavo la mattina per andare a scuola con gli Iron Maiden, con gli AC/DC, che ti posso dire, con i Sepultura, con gli Slayer. Senti, ma tu live di questi gruppi ne hai mai visti? Ci sei stata? Penso di sì. Sì, l'anno scorso sono stata a Firenze Rock a vedere i System of a Down. E mi sa che a giugno torno a vedere gli Iron Maiden. E infatti questo ti stavo dicendo, perché lo sai che a giugno fanno due date in Italia. Magari fanno quattro date. Come, a Firenze, quattro date. Tu dici di Iron Maiden? No, ti dico al Firenze Rock. Ah sì, no, Iron Maiden fanno due date in Italia. Al Firenze Rock ci sono gli Iron Maiden, i Guns N' Roses, Ozzy Osbourne e i Foo Fighters. Quindi sarebbe il caso di farsi tutti e quattro giorni, quantomeno gli Iron Maiden. Sì, sarebbe veramente da vedere. Ma Ozzy Osbourne ormai dico, com'è?
non l'ho mai visto, quindi comunque io già che mi trovo, vabbè, voglio dire, a me mi sembra un po' andato, anzi. Cioè, assinziato, non c'è stato assinziato. No, perché allora Ozzy Osbourne nella sua vita ha fatto di tutto, proprio lui stesso ha raccontato droghe, cose terribili, indicibili, infatti secondo me al cervello un po', io lo sentivo parlare e mi sembrava proprio che avesse il cervello ormai, come si vuol dire, imbaiato, cioè proprio. Però certo sono nomi grossi. Magari è l'ultimo concerto che si fa. Ma, cioè, ma sicuramente non penso che farà tanti, reggerà a fare tanti concerti. Tra l'altro i Foo Fighters, va bene, lì parliamo, c'è là un elemento storico che è il batterista che fu dei Nirvana. Stiamo un po' facendo un excursus musicale. Stiamo facendo vedere insomma che quattro cose di musica sappiamo. Vabbè, basta, chiudiamo il discorso musicale perché ci potremmo perdere in questi meandri della musica. Però tu non mi hai risposto a una domanda. Quale? Che ti ho fatto prima, precedentemente, sto ripescando adesso. Ti avevo chiesto se tu, forra sindaco, giusto, che cosa faresti per Caltanissetta? Proprio la cosa immediata, la prima cosa che faresti? Allora, è dura come domanda, cioè sembra banale, ma non lo è. Cosa farei? Così io incentiverei in qualsiasi modo possibile, immaginabile, il ritorno ad abitare al centro storico. Io il centro storico lo amo, lo ripeto sempre, sarò anche ripetitiva, pesante, però agevolazioni per ripopolare il centro storico. Sì. Tipo che cosa faresti? Ma tipo anche queste case che si danno, si acquistano a un euro con l'obbligo di ristrutturarle. Oppure agevolazioni un po' quantomeno per i primi anni, quindi 2 anni, sulle tasse che possono essere la spazzatura piuttosto che l'IMU, insomma delle agevolazioni che facciano in modo che la gente ritorni in centro, ripopoli il centro, se ne innamori nuovamente, perché io non ci credo che i misseri non sono innamorati del centro storico, non ci credo. Però io guarda, ti dico una cosa, il centro storico non è mai stato popolare, no, sinceramente, se andiamo a analizzare, diciamo, la nostra fascia, diciamo, la nostra, per quanto riguarda le nostre età. Intanto parla per te che la tua età non è la mia. No, infatti io dico delle nostre età, c'è cioè senso partire dalla mia e arrivare alla tua, attenzione. Cioè nel senso, negli anni che furono, dove si vedevano i ragazzi? Regione o comunque le comitive erano fuori. Sì, alla SIP. Benissimo, alla SIP, sì, c'erano tutte fuori, erano alla piazzetta del Marinaio. Che poi non si chiama Piazzetta del Marinaio, però tutti dicono Piazza della Repubblica, Piazzetta del Marinaio, comunque è un po' come Volare, che non si chiama Volare la canzone, ma si chiama Nel Blu dipinto di blu, vabbè, stessa cosa. Però te la posso dire una cosa, sì, allora, quello che penso io, e io parlo anche per quella che è la mia comitiva, cioè alla fine nelle comitive uno cosa fa? Arriva, si siede, parla, chiacchiera, si fa, si dice, quindi come lo fai alla regione o lo fai alla SIP o lo fai sul marciapiede di Paladini, sto sparando, non puoi fare anche il genere. Sì, ma, non, ma questa cosa non è nel, cioè capito, non è nostra perché io ti dico che negli anni 60, 70 i ragazzi si sono sempre visti al di fuori del centro storico. Io mi ricordo una sera, io ero in giro con la bicicletta in centro storico, io molti lo sanno, io abito e lavoro in centro storico, quindi lo vivo a pieno e mi ricordo che ero all'angolo, mi ricordo che allora ancora c'era, si passava con le macchine, anche se ci passano tuttora, pure si passa, quindi che è cambiato, vabbè, lasciamo perdere. E io ero in quell'angolo, per intenderci, dove c'è la fontana, e c'era una macchina che veniva dalla badia, e si è fermato là, mi ha chiesto, dice, scusa, mi dice, ma il centro storico, dice, dov'è il centro? Io ho detto, questo, qua c'è il centro storico, praticamente ha deciso che doveva passare, per forza del passato, e gli ho detto, questo è il centro storico, e quello mi dice, no, il centro, e gli ho detto, questo è, l'amico era accanto, no,
non vi dico la frase che mi ha detto, ma era dove ci sono, dove c'è movimento. Avete capito, no? Ha detto unice. E io ho detto no, guarda, gli ho detto devi muoverti verso, devi andare un pochettino verso fuori, vai verso. E questa cosa mi ha fatto riflettere, ho detto ma scusa, ma noi non lo possiamo avere un centro storico popolato come tutti gli altri. Per esempio un'altra cosa, io ho avuto ultimamente, che se ne dica, ci sono un sacco di turisti a Caltanissetta, io ho smesso anche di fotografarli perché poi mi si dia. Comunque le ultime due ragazze che sono venute in spagnole mi dicevano questo: intanto sono rimaste innamorate e folgorate dal nostro centro, gli è piaciuto da morire. Però notavano, e mi facevano notare, il fatto che ci fossero dei palazzi proprio in pieno centro. Vi posso dire anche qual è quello accanto a Banca Nuova, che dà accanto a... Sì, ho capito cosa vuoi dire. Collegio, che è completamente lasciato andare, grezzo, con tutto atteggiamento, completamente lasciato andare. Ed è un peccato. Allora, perché dicevano proprio... questo, ma com'è possibile che in un centro storico così bello, tu vedi questo palazzo meraviglioso, questo palazzo meraviglioso, questo palazzo meraviglioso, e questa grandissima... cagata, volevo dire, cioè, perché? Non lo so perché, però hanno trovato comunque il centro bellissimo, tra l'altro erano qui con un progetto Erasmus all'Ipsia, a Galileo Galilei, si sono trovate benissimo, hanno parlato benissimo proprio dell'accoglienza, di tutto, sono trovate benissimo. Però poi uno mi chiede, cioè, ma cosa ne pensi? C'è stato pure un mio amico, William, che salutiamo, sì, ciao, William, che è venuto con delle amiche cinesi e hanno detto che Caltanissetta gli è sembrata più bella di Palermo. Ora, attenzione, chiaramente poi il nisseno esce il peggio ma certe volte, perché dice, ma che dice? No, vedetelo con gli occhi di queste ragazze. Per loro è più bello, non l'ho visto, forse perché c'è meno caos, esatto. ci sarà è qualcosa. Più a dimensione uomo, ecco, ci sarà qualcosa che sicuramente le avrà colpite maggiormente che Palermo, voglio dire, è chiaro, Palermo ci sono. Cose fantastiche, meravigliose. Però anche lì io mi chiedo, scusami, se uno ti dice che la tua città la trova più bella di un'altra città, ma tu non ti fai prendere all'orgoglio e dici sì, vero? Invece di dire, ah, che dice di qua, perché? Ma solo a me mi esale il patriottismo. Ma no, guarda, l'altra volta proprio la puntata con Padre Alfonso facevamo, non avevamo questo, che è la verità, che per esempio a San Cataldo hanno più, sono più campanilisti. Noi qua siamo, però dico la verità, qua magari se dicono questa cosa dicono ah ma che calta tristezza brutta qua destra e sinistra, gente che tu sai meglio di me che magari vedi un materasso, un cuscino, perché vabbè, poi sono ovvio, ognuno c'ha l'hobby che vuole, voglio dire, però quando andiamo fuori vedi che noi la difendiamo Caltanissetta, dico ma Caltanissetta, perché tu basta fai la prova che vai fuori e che dici dove abiti Caltanissetta, un altro uno mi ha detto in provincia di Catania, io pazzo, cioè, come si dice, come dicono a Trieste, mi si ingucchiare i fili, you know? In quel momento ho detto no, scusami, Caltanissetta è centro di Sicilia ed è capoluogo di provincia, cioè glielo ho detto che quello non mi ha detto più niente perché si è scandato, dice attenzione, cioè no, gli ho detto ma che stai dicendo? Quindi succede questo, che magari noi qua diciamo vabbè sì, figurati, però sì, poi fuori sì, però non è vero, ma figurati i turisti, ma dove devono andare, ma che devono andare a vedere, sì qua i turisti, capito, però ti posso assicurare che fuori noi la difendiamo la città, diciamo, cioè, non vogliamo che se ne parli male, anzi diremo no, è bella, sai, una città carina, sai, a misura d'uomo, sai che è pulita, abbiamo questa, abbiamo quella, e poi magari qua diciamo no, perché che schifo, è così. Attenzione, usciamo la torta dal forno, quindi allora, in teoria, è già la seconda volta che mi capita, io dovrei farti scendere. Però non... No, ti posso lasciare così. Allora, siccome questa quando suona pallino, ecco, vedete che questo pallino.
Dice che la trasmissione è quasi finita. Quasi finita, abbiamo quel minutino che serve un pochettino per chiudere, per salutare. Quindi io il patto che ti faccio è che tu fai la chiusura della trasmissione, io ti riaccompagno. Se no te la sappete. Ascolta. Quindi cosa vuoi fare? Allora no, facciamo la chiusura. Facciamo la chiusura. Facciamo la chiusura. E come la chiudiamo questa puntata? Allora, come la chiudiamo? La chiudiamo così. Allora, intanto siamo qua, guardate, faccio vedere, siamo a Santa Flavia. Ecco qua, dove stiamo vedendo la chiesa. Perché siamo noi veramente in giro, girando per Caltanissetta. Ed è caduta pure la telecamera, Allora questa chiusura ce la facciamo così, va bene? Okay. Con la telecamera a mano, per farvi vedere che veramente siamo fantascienza. Allora, facciamo la chiusura. È solitamente che si dice. Non lo so, vabbè. Grazie a tutti. Ringraziamo intanto Cinzia per aver partecipato. Grazie a tutti, belli e brutti, no? Che si dice? Alla prossima puntata. Alla prossima puntata scopriremo chi sarà il prossimo ospite. Adesso cambia camera, guarda lei, dice allora ci vediamo. Ci vediamo. Pedi pedi! Bravissima! Complimenti! Allora, questa la rimettiamo a posto. Quindi vi dico a tutti. Aspetta, ce la faccio, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, nonostante sia uomo, ce l'ho fatta. Ok. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao, ciao. L'accompagno perché non la posso lasciare a piedi. Magari va. Tanto qua dietro. Appunto. Allora te potete far pedi. Ascolta. No, l'accompagno. L'accompagno. Ciao.